Ciao a tutti e ben ritrovati o benvenuti se siete nuovi. Come promesso, eccomi qui con il nuovo video di questa settimana. C'è stata una grande richiesta di affrontare alcuni casi che sono stati già risolti in passato. Il caso di cui ho deciso di parlarvi oggi è quello di Marco Bergamo, serial killer italiano con al suo attivo 5 vittime stabilite così dalla giustizia. Marco Bergamo venne arrestato il 6 agosto del 1992 e condannato per 5 omicidi, anche se alcuni ipotizzano che alcuni di questi omicidi non siano i suoi, mentre altri ipotizzano che possa averne commessi molti di più in realtà. Oggi vi parlo di questo caso e dei suoi risvolti. Come sempre vi ricordo che il caso viene trattato con fonti e materiali d'archivio e ovviamente ci si avvicina sempre con il massimo rispetto. Ne sconsiglio la visione a persone particolarmente sensibili o a minorenni perché non mi pare adatto a queste fasce d'età o alle persone sensibili. Partiamo quindi dalla persona: chi era Marco Bergamo? Dico chi era perché è deceduto nel 2017 mentre si trovava in carcere scontando la pena per i suoi omicidi, per i suoi reati. Chi era Marco Bergamo? Sin da piccolo ha dei problemi a interagire e a integrarsi con i suoi coetanei. Tant'è che all'età di 4 anni gli viene persino diagnosticato un disturbo del linguaggio. Per chi è dell'ambito o per chi ha figli che hanno passato l'età piccola negli ultimi anni, sa che diagnosticare un disturbo dello sviluppo, un disturbo dell'apprendimento o un qualsiasi tipo di disturbo in realtà in età infantile, soprattutto al di sotto dei 6 anni, è molto complicato ed è molto difficile. Quindi il fatto che a 4 anni gli sia stata diagnosticata un disturbo, una patologia del linguaggio, vuol dire che era veramente notevole e molto marcata. Sin dall'infanzia lui si dice impaurito e intimorito dalle sue coetanee, dalle altre ragazze, perché pensa che siano molto più sveglie di lui e che possano fregarlo in qualche modo, e lui ne ha profondamente paura. In adolescenza la situazione ovviamente non può che peggiorare, dato che inizia a soffrire anche di obesità e anche a lottare con la psoriasi. L'isolamento rispetto al gruppo dei pari è sempre più forte, perché non riesce a coltivare delle amicizie, non riesce a coltivare dei contatti e l'unica cosa che sa fare è coltivare degli hobby in solitaria, tra cui la fotografia, fare delle passeggiate e soprattutto inizia ad appassionarsi di coltelli, tant'è che inizia a girare almeno con un coltello in tasca quando esce fuori di casa. Gli approcci con le ragazze sono sempre molto difficoltosi per lui, infatti non riesce in alcun modo ad approcciarsi alle proprie coetanee per avere con loro anche solo un discorso, un dialogo da adolescente normale. Sin dall'adolescenza inizia a masturbarsi su giornalini pornografici e inizia a dedicarsi al collezionismo di abbigliamento intimo femminile e anche al voyeurismo. Inizia quindi ad essere un guardone nei luoghi dove sa che si appartano le coppiette. Sin dall'adolescenza in realtà inizia ad avere dei rapporti occasionali con le prostitute e questo sarà un punto molto fondamentale per le indagini successive nei suoi confronti. Marco Bergamo riuscirà alla fine ad avere un rapporto con una sua coetanea e che durerà abbastanza a lungo, ma sarà solo un rapporto sentimentale platonico, perché non riuscirà mai a consumarlo sotto il profilo sessuale a causa della sua paura, perché per lui le donne sono esseri ignobili, sono come mantidi che cercano di sfruttare il proprio uomo, il proprio compagno, fino a quando non è finito, non hanno più nulla di cui da sfruttare. E lo buttano via come se fosse un mozzicone di sigaretta finito e inutilizzabile, mentre d'altro canto ha una visione idealizzata di un'altra donna che è sua madre e lei diventa il punto fondamentale costante nella sua vita e nei suoi sentimenti. Gli studiosi di serial killer parlano sempre di cattivo rapporto materno, quando in realtà non è proprio così, perché Marco Bergamo è la dimostrazione che non sempre c'è bisogno del cattivo rapporto con la figura materna per arrivare a diventare un serial killer. Infatti non è comunque l'unico nella storia. Diciamo che il rapporto problematico e controverso con la figura materna, che sia in positivo o che sia in negativo, di per sé può costituire un fattore di rischio nel momento in cui si continua ad agire in quella maniera e a diventare adulti. Se già non bastasse la problematica avuta sin dall'infanzia con il disturbo del linguaggio diagnosticato a 4 anni e le problematiche di socializzazione non soltanto avute in età adolescenziale, ci dobbiamo mettere anche l'asportazione a soli 26 anni di uno dei suoi due testicoli.
Ad eccezione dell'asportazione del testicolo, che per lui ha costituito un grande trauma, oltre ovviamente al problema del disturbo del linguaggio, sappiamo che ha svolto il servizio militare di leva, quindi è risultato idoneo a svolgerlo senza particolari problematiche. Solo in un secondo momento, successivamente durante il processo, alcuni commilitoni che lavoravano vicino a lui nelle cucine a San Candido a Bolzano confesseranno che ogni tanto aveva episodi di sonnambulismo e che era particolarmente dedito all'autoerotismo, a livelli tanto da sembrare anomalo persino per un militare in servizio di leva. L'unica altra cosa che sappiamo è che sul versante lavorativo ha sempre fatto lavori mai stabili e mai troppo duraturi. Ha lavorato come manovale, ha lavorato come carpentiere, ha lavorato come saldatore in un'officina meccanica, ma spesso e volentieri veniva licenziato a causa di assenze ingiustificate o per dichiarazioni di malattie inesistenti. Nell'età adulta sappiamo anche che si dedica al furto di biancheria intima, ma per questo reato particolare non verrà mai processato o condannato. Il primo omicidio attribuito a Marco è quello di Marcella Casagrande. Marcella Casagrande ha 15 anni quando il 3 gennaio del 1985 verrà ritrovata cadavere uccisa sul pavimento di casa da parte della propria madre. Frequenta il liceo magistrale Giovanni Pascoli a Bolzano e conosce Marco in un negozio di fotografia perché entrambi erano appassionati. Lei, essendo molto appassionata di fotografia, decide di accettare che Marco Bergamo le mostri la sua nuova macchina fotografica. Marco si presenta alle 15 come concordato a casa sua per mostrarle la sua macchina fotografica. Lui inizia a mostrargliela, ma purtroppo lei riceve una telefonata di un'amica che la invita ad uscire insieme per andare a fare alcune compere. Marco era finalmente contento di poter avere un dialogo con una sua quasi coetanea. Era così contento che nel momento in cui Marcella gli comunica che deve uscire con la sua amica, lui perde le staffe completamente e inizia ad aggredirla con il coltello che ha in tasca, uno di quei coltelli che si porta appresso sempre quando esce di casa. Marco la aggredisce per prima alla schiena, dopodiché la colpisce al collo, alla testa, alle braccia, al tronco. Alla fine vengono contate circa 21 coltellate in tutto inferte al povero corpo di Marcella. Per depistare le indagini, secondo lui, la cosa che gli viene in mente di fare è di stagliozzare via le mutandine per cercare di inscenare un tentativo di violenza, cosa che però non è stata fatta perché l'autopsia conferma che Marcella non ha subito alcun tipo di violenza sessuale. L'omicidio di Marcella rimarrà irrisolto per ben 7 anni, quindi dal 1985 fino al 1992, quando Marco, dopo essere stato arrestato, confesserà di aver ucciso la povera Marcella. Passano circa 6 mesi quando il 26 giugno del 1985 viene uccisa brutalmente un'altra donna. Anna Maria Cipolletti è un'ex insegnante di scuole elementari di 42 anni che ha deciso di dedicarsi al mestiere più antico del mondo, a fare la prostituta. Marco Bergamo a questo delitto si è sempre dichiarato estraneo, si è sempre dichiarato innocente, ma nonostante le sue parole, il caso gli verrà definitivamente attribuito a lui durante il processo. Anna Maria Cipolletti, 42 anni, è stata uccisa con 19 coltellate, di cui la prima inferta nella schiena, che è riuscita ad arrivare fino al cuore e farle quasi esplodere il cuore. Le altre coltellate verranno tutte inferte nella zona del tronco, in particolar modo nella zona del seno a sinistra della zona del cuore. In questo caso verranno portati via sia i soldi che gli indumenti intimi della vittima. L'altra anomalia è che l'assassino ha anche tentato di strangolare Anna Maria. E soprattutto in questo caso sembra sia stato usato un coltello a serramanico di una lunghezza di circa 8 centimetri. La prova definitiva per incolpare Marco Bergamo di questo omicidio è un'agendina di Anna Maria Cipolletti che venne mostrata in tribunale durante una delle udienze in cui il giorno dell'omicidio c'era scritto appuntamento con Marco. E sembrerebbe che qualcuno abbia scritto in una scrittura diversa da quella di Anna Maria, Marco andato via. Secondo loro, vista l'incompetenza nel linguaggio di Marco Bergamo e le sue difficoltà e alcuni fatti successivi riguardanti gli altri omicidi, secondo loro questa era proprio la firma di Marco Bergamo. Rimane il fatto che nessuno è mai riuscito a spiegare del perché Marco Bergamo avrebbe dovuto tentare di strangolare la signora Anna Maria prima di ucciderla definitivamente con le coltellate.
Il 7 gennaio del 1992 viene trovata uccisa un'altra donna, Renate Rauch. Sono passati quindi praticamente 7 anni di inattività, una cosa alquanto strana perché se l'omicidio, il primo omicidio viene commesso a gennaio dell'85 e il secondo a giugno dell'85, è molto difficile che dopo un periodo così breve tra i primi due un assassino rimanga inattivo per così tanto tempo prima di commettere un terzo omicidio. Siamo al 7 gennaio del 1992. Renate ha 24 anni, ma oltre ad essere prostituta è anche tossicodipendente ed è per questo che già all'età di 16 anni ha iniziato a prostituirsi e a vendere il proprio corpo per comprarsi le dosi di, diciamo, di sostanze stupefacenti. La sua zona è quella della stazione di Bolzano, come tantissime altre sue colleghe, ed è nella notte tra il 6 e il 7 di gennaio del 1992 che verrà caricata da Marco Bergamo sulla sua Seat Ibiza rossa. Marco e Renate si appartano con l'auto e lui le avrebbe chiesto un rapporto completo, ma lei avrebbe rifiutato. Di fronte a questo suo rifiuto, Marco avrebbe iniziato ad aggredirla con le coltellate in tutta la parte superiore del corpo, arrivando ad accoltellarla circa 24 volte prima di ucciderla. In questo caso particolare Marco Bergamo si reca anche al funerale di Renate e sulla sua tomba lascerà un biglietto. Mi dispiace, ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi. Ciao Renate, questo bigliettino verrà lasciato sulla sua tomba. Il messaggio è scritto con lettere maiuscole e minuscole mischiate, come se fosse un primitivo tentativo di depistare le indagini dal suo conto. La quarta vittima è Renate Droger, uccisa la notte del 21 marzo 1992 a soli 19 anni. Lei in realtà non farebbe la prostituta, ma si troverebbe sulla strada tra Bressanone e Bolzano facendo l'autostop. Secondo la ricostruzione dell'accusa, lui le avrebbe offerto un passaggio e avrebbe tentato di appartarsi con lei da qualche parte. L'accusa durante il processo dice che Marco sicuramente ha tentato di avere un approccio sessuale con lei, ma che lei avrebbe rifiutato e sentendosi rifiutato lui avrebbe iniziato ad accoltellarla alla schiena, al torace e al collo per ucciderla. In questo caso però anche gli inquirenti stessi in realtà hanno sempre avuto alcuni dubbi in merito a un collegamento di Marco con la vittima. I dubbi sono dati dal fatto che le coltellate sono in tutto 16 e sono state inferte con un coltello da cucina. Marco si è sempre dichiarato innocente per questo particolare omicidio e soprattutto i genitori confermano che il figlio era a casa. Sì, a volte aveva degli attacchi di sonnambulismo, ma non da riuscire a camminare, andare a prendere l'auto, andare a dare un passaggio a una ragazza, ucciderla, tornare a casa pieno e sporco di sangue senza destare alcun sospetto, senza fare alcun rumore. L'ultimo omicidio è quello di Marika Zorzi, 19 anni, che viene uccisa effettivamente da Marco e Marco questo omicidio lo confesserà. Quella sera uscirà insieme alla sorella e si troverà vicino alla stazione di Bolzano quando verrà presa e caricata in macchina da Marco e cercheranno di appartarsi. Lui quella sera è fuori, il 6 agosto del 1992, perché vuole festeggiare il suo compleanno. Quella sera infatti lui compie 26 anni. Marco racconterà di aver voluto festeggiare il suo compleanno. In questo modo è venuto a incontrare Marika quella sera vicino alla stazione. Così l'avrebbe fatta salire in macchina e si sarebbero andati ad appartare sul colle vicino a Bolzano. È una zona abbastanza nota per coppiette che si vogliono appartare, quindi non è una cosa così insolita, diciamo, per un giovane appartarsi con una ragazza in quelle zone. Questa è la versione di Marco. Lui le propone di avere un rapporto sessuale, ma lei inizia a deriderlo a causa del fatto che ha un testicolo soltanto. A quel punto lui perde completamente la lucidità, recupera un coltello seghettato da cucina che si trova dietro, vicino ai sedili posteriori, e con questo inizia ad accoltellarla alle braccia, al torace, alla schiena e al collo. In tutto riesce a colpirla ben 26 volte, ci sono quindi 26 coltellate nel corpo della povera Marika. Marika ha lottato con tutte le sue forze, infatti sulla scena verrà ritrovato il deflettore di un finestrino, verranno ritrovati i vetri di un finestrino rotto e in macchina lei ha anche rotto lo specchietto retrovisore, quello interno. La furia di lei nel cercare di difendersi a tutti i costi non vale molto perché purtroppo viene abbandonata seminuda. E praticamente mentre si sta dissanguando per terra e morirà dopo circa mezz'ora dal momento in cui viene abbandonata lì per terra. Marika viene ritrovata immediatamente perché, come vi dicevo, è una zona dove molti si appartano e viene ritrovata subito.
Scatta immediatamente l'allarme e in circa 6 ore di caccia all'assassino, Marco viene fermato per un normale controllo di polizia quando la polizia, guardando all'interno della sua auto, si accorge che effettivamente qualcosa non va. Il sedile è sfondato perché Marco ha tagliato via tutta la copertura del sedile. Ci sono tracce di sangue dappertutto. Il finestrino del passeggero è sfondato, lo specchietto retrovisore è sfondato e lì la polizia capisce che forse ha trovato il colpevole di quel brutale omicidio. Gli inquirenti sospettano di lui per altri omicidi e per alcuni fattori abbastanza inquietanti. Lui confessa di aver utilizzato un certo tipo di coltello col Marica, infatti verrà ritrovato coperto di sangue. Il problema è che non è compatibile con quello che è stato effettivamente utilizzato su Marica, così come confesserà che ha utilizzato un certo determinato giubbotto, perché nel frattempo era riuscito a passare da casa, ma quel giubbotto risulta incompatibile, essendo un giubbotto invernale. Risulta quindi incompatibile che possa essere stato indossato da Marco la sera del 6 agosto. La polizia a casa sua troverà anche forti e gravi indizi di colpevolezza di collegamento con altre vittime, ad esempio grazie alla calligrafia presente su alcuni biglietti, riusciranno a ricollegare poi successivamente Marco come assassino di Renate Rauch, questo per via del bigliettino che lui stesso ha scritto e portato sulla tomba della povera Renate. Il processo a suo carico non durerà moltissimo, verrà alla fine condannato per i 5 omicidi, ma lui si dichiarerà sempre innocente per 2 omicidi in particolare, quello di Anna Maria Cipolletti e di Renate Rauch. Anna Maria Cipolletti, l'ex insegnante di 42 anni di cui vi dicevo, che dovrebbe essere la seconda vittima di Marco Bergamo, si sarebbe difesa non soltanto con le mani ma anche con i piedi, il che vuol dire che l'aggressore, l'assassino, l'omicida era sopra di lei ed è stata aggredita con un coltello a serramanico lungo all'incirca 7 cm e largo 1,5 cm. Senza considerare che prima di essere uccisa a coltellate è stata strangolata. L'aggressore ha tentato prima di strangolarla, non riuscendoci, ed è stata uccisa in un orario molto particolare, tra le 20 e le 20:30, orario in cui i genitori di Marco Bergamo si sarebbero accorti se il loro figlio non fosse stato a casa, dato che è circa l'orario di cena. Per quanto riguarda l'omicidio invece di Renate Rauch, erano state seguite anche altre piste, perché lei pochi giorni prima di essere uccisa era stata aggredita da alcuni giovani perché doveva rendere conto per uno sgarro. Sui giornali dell'epoca non è dato sapere quale sgarro fosse, di che sgarro si trattasse, ma sappiamo che era stata aggredita qualche giorno prima. Un'altra pista verrà riferita tramite una telefonata anonima giunta alla radio, in cui verrà riferito che l'aggressore non sarebbe un uomo ma una donna che avrebbe ucciso Renate a causa del fatto che suo marito sarebbe rimasto contagiato dall'AIDS, secondo lei probabilmente per colpa della povera Renate. Va anche considerato poi che nel caso di Renate vengono ritrovati dei capelli biondi, di cui non si parla molto al processo, ma se ne è parlato negli articoli di giornale mentre venivano svolte le indagini, perché sul corpo di Renate, sia sulla maglietta che soprattutto tra le mani, sono stati trovati dei capelli biondi, incompatibili con quello di Marco, dato che era moro di colore dei capelli, era molto scuro, era quasi nero. Non ci sono prove per affermare che Renate fosse in realtà affetta dall'AIDS o meno. Quello che però sappiamo è che a poca distanza, nella città di Trento, venne uccisa Anna Maria Ropelle, 38 anni, nello stesso identico modo e che in entrambi i casi si parlava di una Mercedes nera vista spesso nei giorni prima dell'omicidio e anche nel giorno dell'omicidio attorno alle abitazioni delle due donne. Anche Anna Maria Ropelle faceva la prostituta, anche lei è morta uccisa a coltellate. Anche nel caso di Anna Maria Ropelle sono stati trovati dei capelli biondi, quindi abbiamo due donne, tutte e due prostitute di un'età molto più avanzata rispetto alle vittime solitamente colpite da Marco Bergamo, che vengono aggredite brutalmente, assalite da un uomo più forte di loro e che vengono uccise a coltellate. E si parla in entrambi i casi di un uomo con la Mercedes nera che si aggira nella zona che ha i capelli biondini, come i capelli ritrovati sopra le vittime. Questo non varrà nulla perché alla fine l'omicidio di Renate Rauch verrà comunque imputato a Marco Bergamo, mentre quello di Anna Maria Ropele, da quello che si sa dalla stampa, non verrà mai risolto e rimarrà un omicidio irrisolto.
Gli inquirenti non hanno mai voluto prendere in considerazione la possibilità che ci fosse più di un serial killer a piedi attivo. Come vi ho dimostrato in un articolo scritto qualche tempo fa sul blog, in realtà esiste la possibilità che ci siano sempre due serial killer attivi nello stesso posto, nella stessa città, nello stesso momento. Non è così improbabile come siamo portati a pensare grazie alla stampa o agli articoli più di stampa su casi più famosi o su casi più noti. In realtà non è così raro. Perché vi parlo dell'ipotesi di un serial killer? Perché in realtà, a parte i due omicidi di Renate Rauch e di Anna Maria Ropelle, ci sono altri omicidi irrisolti in zona, che adesso vi citerò brevemente. Il 9 aprile del 1985 dovrebbe esserci stata un'altra vittima, Angelica Meser, 79 anni, anche lei uccisa a coltellate a Colma, un tranquillo paesino di montagna a nord di Bolzano, lungo la statale del Brennero. Anche qui nessuna traccia di un colpevole. Franz Masoner, il portiere di notte dell'albergo dei poveri di Bolzano, ucciso a coltellate il 24 gennaio 1985. Nemmeno il suo caso mai risolto. Josef Messner, un altro portiere d'albergo di Lives, anche lui accoltellato il 4 novembre dell'85. Walter Bernabé, 34 anni, vigile urbano, anche lui colpito a morte con un coltello il 9 ottobre dell'86. Si sospetta un coinvolgimento di Bergamo per altri tre delitti compiuti in Veneto, dove lui trascorreva le vacanze con la famiglia, ma non verranno mai trovate prove di un collegamento tra lui e questi tre omicidi. La procura di Bolzano segue anche la pista internazionale e contatta Innsbruck, l'Austria, per cercare di capire se anche loro in zona hanno avuto casi di omicidi di prostitute irrisolti che potrebbero essere attribuibili a Marco Bergamo. Lo stesso discorso viene fatto con altri posti di villeggiatura all'estero, tra cui Parigi, dove Marco Bergamo si sarebbe recato. In effetti a Parigi viene trovato un omicidio irrisolto, ma non può essere attribuito a Marco Bergamo. Viene quindi chiusa la storia, il triste capitolo della storia italiana di Marco Bergamo, a cui vengono attribuiti 5 omicidi ufficialmente, nonostante i dubbi per almeno due di essi siano veramente tanti, specialmente il caso di Anna Maria Cipolletti, 42 anni, e il caso di Renate Rauch. Come mi è stato chiesto, vi darò adesso il mio parere. Dei 5 omicidi che a lui vengono imputati alla fine del processo con una condanna definitiva, 3 sicuramente sono i suoi, e li confesserà anche. Quello che mi fa sorgere qualche dubbio è in particolar modo l'omicidio di Anna Maria Cipolletti, specialmente per il tentativo di strangolamento, cosa che non viene trovata in nessuna delle altre 5 vittime, e la differenza soprattutto d'età, perché la prima vittima ha 15 anni, mentre le altre due vittime da lui stesso confessate hanno 19 anni. Nel caso invece di Renate Troger, per quella sera Marco Bergamo aveva un alibi di ferro, perché si trovava in casa, testimoni i due genitori. Ovviamente lui poteva anche uscire fuori di casa e andare via, soffriva in effetti di sonnambulismo e questo è sempre stato ammesso, ma il sonnambulismo non ti porta a svegliarti nel cuore della notte, cambiarti, vestirti, uscire di casa con la macchina, andare su una strada tra Bressanone e Bolzano, caricare su una ragazza che sta facendo l'autostop, appartarti insieme a lei, parlarci, litigarci, scatenare la furia omicida, dopodiché ritornare indietro come se nulla fosse successo, pieno di sangue, senza destare alcun sospetto, senza fare alcun rumore. Sinceramente, sul collegamento di Marco Bergamo con questi due omicidi potrei avere qualche dubbio, specialmente considerando che in zona le prostitute si sono sempre dette dubbiose sul fatto che lui avesse ucciso anche in particolar modo queste due donne. Ovviamente ci tengo a precisare che questo è il mio personalissimo parere e che le sentenze vanno rispettate, quindi lui è stato ufficialmente condannato per 5 omicidi, si potevano evitare perché sapendo che una persona ha un disturbo del linguaggio a partire dall'età di 4 anni, non riesce a integrarsi con il suo gruppo di coetanei, anche dello stesso sesso, non soltanto del sesso opposto, che ha difficoltà ad interagire, che idealizza in una figura quasi santificandola la madre, e che ha diverse difficoltà, anche scolastiche, nell'ambito lavorativo e non soltanto, sinceramente si sarebbe potuto evitare cercando di andare a curare, a trattare quelle che erano le sue difficoltà e le sue problematiche, perché molto spesso non è frutto di un raptus quello che avviene nella mente delle persone, non è frutto di un qualcosa di istantaneo, ci sono sempre dei segnali che avvisano di quello che può succedere.
Se avete fatto caso, i fattori che accomunano i serial killer sono spesso l'utilizzo di fetici, il voyeurismo, il fatto di idealizzare la figura materna in senso positivo ma anche in senso negativo, il fatto che ci siano degli estremismi, dei profili di estremizzazione, di radicalizzazione su un determinato punto di vista. Nel caso di Marco Bergamo abbiamo il furto di abbigliamento intimo femminile dalle vicine e non soltanto. Abbiamo l'accesso al mondo pornografico sin dalla tenera età, cosa che sarebbe sconsigliata per uno sviluppo psicosessuale adeguato per un ragazzo. Abbiamo il voyeurismo, quindi il bisogno di soddisfare le proprie necessità sotto il profilo sessuale guardando altrui, guardando quelli altrui perché non si riesce a farne di propri. Il fatto di avere difficoltà ad interagire, il fatto di avere difficoltà a socializzare sotto il profilo sentimentale. Come possiamo vedere, Marco Bergamo era una bomba a orologeria. Poteva scattare a 18 anni come poteva scattare a 25 o a 30, ma sarebbe prima o poi scattato a causa del fatto che non c'è stato un serio intervento immediato nei suoi confronti per le sue problematiche e le sue difficoltà. Io vi ringrazio per avermi ascoltata anche questa volta, ci vediamo con la prossima puntata per sabato sera, vi auguro una buona serata e alla prossima, ciao!